Un tempo la gente che preannunciava la fine del mondo veniva rinchiusa, oppure derisa. O tutte e due le cose. Non li prendevamo sul serio. Forse avremmo dovuto. Ma ora sto correndo troppo. Meglio cominciare dall'inizio, dal rapimento di Desmond Miles, mio figlio. Lui non aveva ambizione né scopo, niente piani per il futuro. Ma aveva un retaggio pesante e voleva ignorarlo. Per questo ha rischiato la vita. È stato preso e imprigionato. I rapitori volevano che lui li aiutasse a ritrovare una cosa. La mela. Uno dei tanti manufatti chiamati frutti dell'Eden. Resti di un'antica tecnologia ora sparsi per il globo. Alcuni nascosti, altri no. Ma tutti pericolosi. Erano quasi tutti nelle mani di un gruppo. La stessa gente che rapì Desmond. Sono noti come Abstergo Industries. Per noi sono i Templari. Il nemico. Li combattiamo da migliaia di anni. Anche di più, per chi crede alla storia della loro origine. Come me. Dopotutto, conosco la verità. È questa la bellezza e l'orrore dell'Animus. Una macchina che ci permette di rivivere la vita dei nostri antenati. Che ha il potere di cambiare tutto. Di mostrarci la storia come è andata davvero. Fino alla sua creazione, a scrivere la storia erano i vincitori. Vogliamo rimediare e liberare le menti e i corpi, ma non possiamo fare più di tanto. Sono i Templari a essere in vantaggio ora. Ma qualcosa di più grande di assassini e Templari si avvicina. È più grande di tutti noi e se non troviamo il modo di fermarlo, queste saranno le ultime settimane di vita per tutta l'umanità. Alla fine tutto si riduce a lui, a Desmond. Nell'Animus ha scoperto le sue origini. Ha vissuto la vita dei suoi antenati e svelato i loro segreti. Fatto questo, si è allenato, ha usato un altro antenato per acquisire decenni di esperienza in pochi giorni. Ha funzionato, crediamo, e speriamo. Presto però lo scopriremo. La data infausta si avvicina, 21 dicembre 2012. Nessuno di noi sa cosa accadrà, se non che loro volevano che ci trovassimo esattamente qui. Ci hanno guidato. Nel loro modo oscuro e frustrante. Con le voci della prima civilizzazione, di coloro che vennero prima. Una razza antica dal sommo potere e dalle strane ambizioni. Loro hanno creato i frutti dell'Eden. Lo hanno condotto fin qui, e con lui anche noi. È all'ingresso di questo luogo dimenticato, armato del sapere di Altair e delle abilità di Ezio. Ha fra le mani la mela dell'Eden. E noi siamo al suo fianco, pronti ad aiutarlo se ne avesse bisogno. Si chiama Desmond Miles e ci ha guidati fino alla fine. Ci siamo. Andiamo.
E subito dopo Alice si gettò dietro di lui, senza nemmeno domandarsi come avrebbe potuto farlo per uscire da lì. Sa che ci siamo. Signore? Ah, ci risiamo. Desmond? Puoi sentirci? Sì, cos'è successo? Il tempio ha scatenato l'effetto osmosi. Sei crollato e hai perso conoscenza. E ovviamente mi avete messo nell'animus invece di, che so io, vedere se stavo bene. Non sei in pericolo. E poi il tempio sembrava comunicare con te. E non voglio rischiare di interrompere la connessione, almeno finché non scopriamo cosa vuole. Già, ma certo. Senti, io... No, va bene, capisco. E so anche cosa devo cercare, in realtà. Una chiave. Solo che non so dove si trovi. Forse per questo lei ha scatenato l'effetto osmosi. Lei? Giunone, papà. È lei che mi parla. Ok, Desmond. Mentre eri in gita a Costantinopoli, abbiamo caricato un aggiornamento per l'Animus. Vorrei fare un paio di test per essere sicura che non ci siano problemi. Va bene. Cosa vuoi che faccia? Iniziamo dalle basi. Raggiungi il segnale. Ok, Desmond. Adesso prova ad arrampicarti un po'. Quel percorso.
Una cosa importante. Ci sono degli obiettivi aggiuntivi che migliorano la sincronizzazione. Bene, Desmond. Segui le istruzioni a schermo e uccidi due templari. Qui è facile, devi soltanto saltare. Il livello di sincronizzazione è buono ora. Dovremmo poter ricreare l'ambiente. È ora di scoprire cosa vuole il tempio da te. Signore? Signore? Va tutto bene, signore? Sì, certo. Sono solo preoccupato tutto qui. Non scordate l'invito. Mastro Birch vi aspetta all'interno. Grazie. È un piacere. Dove devo attendervi? Di fronte all'opera. Le fai alla svelta. Non resterò qui a lungo. Me ne occuperò subito.